brevemente all'allenatore della Paganese. Ecco, questo pareggio è stata una delusione, mister? No, assolutamente. Buon pari contro un Catanzaro importante. La nostra è una crescita insomma, che deve avvenire per gradi e siamo convinti di fare un buon campionato, un'ottima squadra a disposizione. Vediamo più avanti quello che succederà. Eh beh, infatti facciamogli in bocca al lupo. Prego. Alla Paganese, che veramente se li merita tutti, perché 5 punti in classifica non sono né tanti ma non sono pochi, voglio dire. Certamente. Quindi 4 partite con la realizzazione di 5 punti sono importanti. Adesso io direi di passare subito con Filippo Panariello, un applauso, che è il direttore del sito Tutto Turris. Passiamo subito all'interregionale, quindi alla Serie D, il girone G. La Turris, che cosa è successo? Questo derby importante, no, la Turris, con una grande vittoria, termina 1-2, sì, ma cosa è accaduto? No, la Turris ha vinto 2-1 a Nola domenica, è stato un derby sentito, perché diciamo che c'è stato un passaggio societario in estate con l'ex presidente Corallino Gaglione, che è andato a Nola, ha portato il titolo. Era una partita molto sentita, peccato che non c'erano i tifosi della Turris, la trasferta è stata vietata. Per quale motivo è ancora, insomma, misterioso, però ultimamente tutto quello che accade nelle due torri, che sia Torre del Greco, Torre Annunziata, diventa, ha una cassa di risonanza talmente ampia che va bene per vietare qualsiasi cosa. L'importante era vincere, perché l'obiettivo della Turris quest'anno è primeggiare. È al secondo posto a 10 punti dietro la Sarnese, che ha punteggio pieno. Domenica ci attende una partita con l'Arzachena. Ma domenica vi siete alternati tra i rigori, praticamente, perché c'è stato un rigore vostro favore e un rigore prima per loro, che l'ex russo che ha parato Manfredonia, però. Ha parato Manfredonia, ha fatto veramente un bel intervento. Poi dopo al 93esimo, e c'è anche più gusto a vincere al 93esimo, ha segnato Sasa Sibilli con un calcio di rigore veramente molto bello, angolato, e la Turris ha vinto, ha portato 3 punti fondamentali prima che tutti quanti scappino. E anche perché la Casertana sta incominciando a macinare, dietro incominciano un po', anche il Soro inizia a correre, quindi bene. È stato fondamentale. Bene, facciamo. Intervistandolo a fine gara, anche lui quando giocava con la Juve Stabia, intervistandolo, ha detto: no, io sono abituatissimo a battere rigore, anche al 92esimo è stato di una glacialità incredibile, quindi. Meglio così, ci vogliono anche questi calciatori, soprattutto in determinati frangenti. Mi sembra anche normale. Facciamogli in bocca al lupo alla Turris, come Pepe. Anche... E diciamo subito, quale sarà l'incontro di domenica? Turris Arzachena, i smeraldini di Arzachena. Arzachena, quindi sarà un bel incontro anche questo. Sì. Della passo subito invece, innanzitutto c'è da dire... La evitiamo la battuta, mister. Abbiamo visto Sant'Antonio Abate 4-1 col Francavilla. Non so se sono hanno preso il pepe di Cayenne o qualche altra cosa. No. Cioè, voglio fa piacere dire... per i ragazzi, fa piacere per i ragazzi e per la piazza. Vabbè, ma... Però va bene, no, era da sottolineare. Ma giusto, giusto. Presidente continuo, voglio dire. Un Savoia che si arresta dopo tre... Nella condizione di Gagliani. Dai, addirittura, ma lei ha avuto 3 vittorie consecutive adesso per una sconfitta. Presidente. Noi siamo contenti, naturalmente, siamo una matricola, quindi non abbiamo ambizioni particolari, abbiamo vinto le prime 5, quindi non è un'impresa facile, naturalmente sapevamo che prima o poi qualche partita la potevamo pure perdere. Abbiamo perso male e questo ci rammarica, perché la Vibonese era alla nostra portata, però il calcio è questo, ha perso pure il Messina a Ribéry, nessuno se l'immaginava, ma comunque ha perso. Presidente, come si suol dire, il pallone è rotondo, quindi non si può mai sapere. Ed a è volte una fortuna. Anche la... Però dai, non vi potete lamentare assolutamente. No, le partite non si regalano agli avversari. No, perché l'hanno regalata secondo non te? Non si regalano. Ah, vabbè. Ma noi abbiamo un cuore grande, quindi... Presidente, tu hai un cuore grande, perché tu stai qua, perché io ti stimo come persona. Grazie. Quindi voglio dire, veramente un bravo presidente. Ciao, presidente. Allora, visto che ci è venuto a trovare il nostro grande, dietro alle quinte l'ho chiamato Jimmy Fontana, Jimmy che grezza, mamma. Come Jimmy Fontana? Cioè, vabbè, può capitare. 80 anni di differenza, voglio dire. E allora, con noi Jimmy Barba, questa esperienza del Grande Fratello, ti ha rovinato, ti ha peggiorato?
Ma ha peggiorato. Ha peggiorato parecchio. No, è stata una bellissima esperienza per me, no? Adesso sono qua, sto sfruttando un momento, no? Che momento stai sfruttando? Tutti i momenti. Ah, bene. Ma adesso ci regalerai un momento canoro. Sì, sì, che canzone ci canterai? Crazy Little Thing Called Love. Questa cosa pazza che si chiama, cosa piccola pazza che si chiama amore. Amore per me è il calcio. Allora, per questo. L'amore è il calcio per me. Non ho un amore, io sono singolo. Ah, proprio a tema, a tema, a tema. A posto. Signore e signori, ecco a voi Jimmy Ragazzi, ma questo mi sembra dei vigili là dietro. One two. Credere. Tanto non ci interessa. Cosa è successo? Che deve fare con il mio? Ok, no. Questo. He's a little angel. Listen, call up. It cries like a baby. In the cradle at night, it screams. Ooh. It shouts. It shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. He's a little angel. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. She leaves me in a cold sweat. Ooh. I gotta be cool, relax, get it, get on my tracks. So take a backseat, hitchhike, and take a long ride on my motorbike in case I like it. Breathe a little bit, go low. Follow. Però con calma, adesso ci facciamo vedere un po' di cose anche a Fefè, visto anche per un attimino vedere la sua preparazione calcistica, visto che lui dice che dategli un microfono a Fefè, vabbè, stasera con i microfoni stiamo andando.